Paura ad Atri quando nella notte un incendio ha colpito le colline circostanti il centro storico. Da subito si è attivato il piano emergenziale con l'intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine del territorio e della protezione civile. Nelle prime ore del mattino, poi a seguito della riattivazione di alcuni focolai, si è reso necessario l'intervento dei Canadair, che hanno sorvolato la zona per giungere nei punti più impervi e per mantenere circoscritto il fronte del fuoco. L'immediato allarme durante la notte ha permesso di controllare le fiamme all'interno di una zona più sicura, mantenendo ovviamente la massima allerta, soprattutto per il forte vento che soffiava sui fianchi delle colline. Sindaco Ferretti, una nottata movimentata per questo incendio che, insomma, si è attivato attorno alle 4, 4:30 del mattino. Sì, è accaduto intorno a quell'ora, forse verso le 4, forse anche qualche minuto prima. Io ho ricevuto la prima chiamata alle 5 meno un quarto e ovviamente mi sono recato immediatamente nei luoghi dell'incendio. C'era già l'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, poi ampliate a 8, naturalmente un intervento estremamente funzionale. La paura che arrivasse sui distributori di benzina, perché l'incendio si è sviluppato proprio tra due distributori di benzina. Su uno è arrivato proprio a ridosso, ma poi i vigili del fuoco hanno tenuto con la grande professionalità che li contraddistingue la situazione sotto controllo. Ringraziamento ovviamente anche a tutte le altre forze dell'ordine. Io ho ritenuto di non fare interventi pubblici per evitare che scoppiasse il panico, che la gente si riversasse sulle strade, e qui c'è stato il deciso intervento di 10 squadre dei carabinieri che hanno evacuato la zona immediatamente a ridosso del centro storico, suonando all'interno delle case. Quindi non si è sviluppato nessuna forma, non si è sviluppata nessuna forma di panico particolare, quindi la situazione è stata sempre per fortuna sotto controllo. Si è in attesa che i Canadair possano prendere il volo per spegnere ultime parti dell'incendio su cui non si può arrivare via terra. Sindaco, ovviamente, come ci ha confermato lei, ora situazione sotto controllo, ma la Sì. causa dell'incendio, La da dove è causa partito e non c'è. soprattutto, ecco, se il maltempo ci ha messo lo zampino in questo caso? Allora, non ci sono dati ufficiali, per quello che posso dire è che alcuni abitanti hanno visto uno o due pali che a seguito del vento molto probabilmente hanno cominciato a fare dei flash e poi probabilmente forse sono caduti e quindi da lì è scoppiato un cortocircuito. Molto probabilmente questa è la causa, però non ci sono informazioni ufficiali, però non dovrebbe essere un incendio doloso.